Stati Uniti. Signore e signori, benvenuti, buonasera autorità civili e religiose, a quanti ci seguono via radio, via TV e anche in streaming. Ancora benvenuti. Siamo in Piazza San Pietro per la cerimonia di inaugurazione del presepe e dell'albero. Quella che ci apprestiamo a vivere sarà una cerimonia più breve del solito, nel rispetto delle normative sul distanziamento sociale. Mai come quest'anno, ha ricordato Papa Francesco questa mattina ricevendo in udienza le delegazioni della diocesi di Teramo e della Repubblica Slovena, presepe e albero di Natale sono segno di speranza per i romani, ma per tutti quei pellegrini che avranno la possibilità di ammirarli. E ora mi rivolgo agli ospiti che sono presenti qui in Piazza San Pietro, li invito ad alzarsi perché stiamo per ascoltare l'inno dello Stato della Città del Vaticano sulle note della banda del corpo della Gendarmeria Vaticana. Prende ora la parola
Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Sono lieto di darvi il più cordiale benvenuto a tutti, in particolare al Cardinal Rodè, al Cardinal Copalmerio che sono tra di noi, e poi alla delegazione della diocesi di Teramo guidata dal suo vescovo. Sono loro che ci offrono quest'anno il presepio, ed è un presepio artistico nuovo che fa vedere proprio il valore, ecco, della, come il Vangelo può animare tutte le culture e tutti i mestieri con queste ceramiche così belle che ci vengono presentate. E nello stesso tempo mi compiaccio con loro, perché questa cerimonia è il punto di arrivo di tutto un cammino pastorale che hanno fatto, e nello stesso tempo anche un punto di partenza, ecco, per questo lavoro che è stato fatto appunto a livello diocesano e che è servito anche per mettersi in contatto con la Slovenia. C'è quasi un gemellaggio che è avvenuto tra la diocesi di Teramo e la Slovenia, e saluto volentieri l'arcivescovo di Maribor, spero di pronunciarlo bene, Monsignor Schwickel, ecco, sono problemi questi, ecco, che ci offrono, che guida la delegazione anche governativa delle autorità civili, che è capeggiata dal Ministro degli Esteri. Ecco, loro ci offrono questo bellissimo albero, un albero che viene dalle loro foreste, che ci ricorda la bellezza straordinaria di questo paese, della ricchezza delle sue tradizioni, ma nello stesso tempo anche ci ricorda alcune date. Ecco, a 30 anni questo albero, come gli anni dell'indipendenza del paese. Bene, vi auguro veramente una buona serata, grazie ancora per la vostra presenza. Grazie al Cardinale Bertello. È il momento ora di ascoltare l'inno italiano e invito ancora gli ospiti presenti qua in Piazza San Pietro ad alzarsi in piedi e ad ascoltare l'inno con la banda della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. E ci avviciniamo al momento della inaugurazione del presepe. Prendono la parola Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo Atri, a seguire
il dottor Marco Marsilio, governatore della Regione Abruzzo. Eminenza reverendissima, eccellenza reverendissima, cari amici della Slovenia, gentili autorità, abbiamo accolto con grande gioia l'invito ad allestire il monumentale presepe del liceo artistico Grue di Castelli. Ringrazio il liceo artistico di Castelli e le istituzioni regionali e provinciali dell'Abruzzo per la sollecita ed entusiastica disponibilità a collaborare nella realizzazione di un evento che certamente resterà nella memoria storica della nostra comunità. Insieme alle istituzioni desidero ringraziare la gratitudine di tutta la Chiesa di Teramo Atri, ai professionisti e alle aziende che a vario titolo hanno realizzato l'opera davvero monumentale e ai benefattori per la loro generosità. Aprendo insieme la lettera apostolica di Papa Francesco, Admirabile Signum, questa sera siamo tutti invitati a scoprire che non siamo di fronte a un segno religioso tradizionale. Nel presepe si nasconde la verità di Dio e dell'uomo. Nel passaggio dall'epoca del cambiamento al cambiamento d'epoca, come ci ricorda frequentemente Papa Francesco, nel presepe l'umanità può attingere la chiave interpretativa della modernità nella quale siamo immersi e di cui facciamo fatica a comprenderne il vero significato. La nascita di Gesù è l'annuncio che Dio è presente nella storia e che la grandezza dell'uomo può essere scoperta solo nel volto di quel bambino che supera ogni pensiero umano. Dio è con noi sempre e non pone condizioni al suo desiderio di amare. È la vera e decisa e decisiva rivoluzione, non solo religiosa, ma soprattutto culturale di ogni tempo e di tutti i tempi. Come ci ricorda il Concilio Vaticano II, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Per noi, ancora immersi nell'emergenza sanitaria, è un invito a promuovere l'allargamento degli orizzonti della carità, come ci ha ricordato Papa Francesco nella sua lettera enciclica Fratelli Tutti. Nel presepe, infatti, non c'è solo il ricordo di un evento storico, ma la certezza che camminando insieme possiamo costruire la civiltà dell'amore, superando ogni forma di utopia sociale, a cominciare dall'idea del rischio zero. La Chiesa di Teramo Atri ha vissuto un intenso cammino, come ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Bertello ha ricordato, abbiamo vissuto un intenso cammino di preparazione, affrontando tematiche importanti per la rinascita, la ricostruzione post-sismica, la nuova cultura imprenditoriale, il rilancio del turismo religioso, la formazione artistica dei giovani e la cooperazione universitaria internazionale, in particolare con gli amici della Slovenia. Ma ciò che è già da questa sera vibra nel cuore di ciascuno di noi è il desiderio che il cammino iniziato prosegua dopo l'evento natalizio. Il presepe tornerà a Castelli, ma noi vogliamo che la carità si espanda con la realizzazione della cittadella che è la carità e una rinnovata attenzione ai bambini e agli adolescenti. Sono loro, con le loro famiglie, la nostra prima preoccupazione in questo tempo di ripartenza. Nessuno deve sentirsi solo nell'affrontare eventuali disagi provocati dall'emergenza sanitaria. Eminenza, eccellenza, cari amici della Slovenia, autorità, siamo consapevoli della responsabilità che il Signore ci affida. Guidati dall'insegnamento di Papa Francesco, noi non vogliamo deluderlo e fin da questa sera vogliamo essere con Maria e Giuseppe a vegliare in attesa della Notte Santa. Buon Natale a tutti.
come presidente della Giunta regionale di Abruzzo, è per me un'esperienza coinvolgente e commovente presenziare a questa cerimonia. C'è anche un pizzico di orgoglio abruzzese nel sapere che il Sagrato di San Pietro, cuore della cristianità, da oggi fino al 10 gennaio ospiterà il presepe monumentale di Castelli. Castelli è il centro più rappresentativo dell'antica arte ceramica e il presepe monumentale è testimonianza di questa eccellenza abruzzese, nato come espressione di un laboratorio natalizio ad opera di studenti e docenti nel 1965 e completato nel decennio successivo, è stato esposto in molti luoghi di culto nel mondo, tra i quali Gerusalemme, Betlemme e Tel Aviv. La tradizione del presepe in Abruzzo è plurisecolare ed è ancora fortemente diffusa in tutta la regione, soprattutto nelle numerose e suggestive rievocazioni viventi che vengono rappresentate negli antichi borghi abruzzesi, con centinaia di figuranti che in questi paesini, in queste comunità, nei panni dei loro antenati, evocano il fascino della vita quotidiana di un tempo e di antiche arti e mestieri ormai quasi del tutto scomparsi. Non a caso lo Statuto della Regione Abruzzo stabilisce che la Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane. E noi come istituzione regionale siamo molto attenti alla valorizzazione di questi valori e dei simboli cristiani che appartengono alla nostra storia, anzi ne costituiscono le fondamenta e assumono una valenza che va oltre l'aspetto religioso. Tra i primi atti che il Consiglio regionale ha votato pochi mesi dopo il nostro insediamento del 2019 c'è stato l'impegno a sensibilizzare tutte le istituzioni pubbliche presenti sul territorio regionale, in particolare quelle scolastiche che hanno subito raccolto e attuato questo impegno, al rispetto e alla difesa di tutti i simboli che rappresentano le nostre radici cristiane, in particolare il presepe. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente difficile e il mio auspicio è che, costretti come siamo a causa della pandemia a mantenere quello che viene definito brutalmente distanziamento sociale, questa giornata e le prossime a venire possano piuttosto farci riscoprire l'importanza della famiglia e di quanto la solidarietà e la vicinanza tra esseri umani siano valori irrinunciabili. Da questi valori universali dobbiamo avere la forza per la ricostruzione materiale, ma soprattutto morale e sociale delle nostre comunità dopo le ferite lasciate in Abruzzo dai terremoti e dalla pandemia. Grazie alla delegazione della Diocesi di Teramo e Atri ed ora è il momento di scoprire il presepe di Piazza San Pietro 2020. Prego Sara e Ilaria di avvicinarsi al palco, al bottone rosso, pronte per accendere le luci del presepe, mentre la banda della Gendarmeria ci accompagna con il brano In notte placida. Prego Ilaria e Sara, potete accendere la luce e si può scoprire il presepe di Piazza San Pietro 2020. Thank you.
E dopo l'inaugurazione del presepe è il momento che ci avvicina all'accensione dell'albero. Ancora una volta invito i gentili ospiti ad alzarsi in piedi perché ascoltiamo l'inno della Repubblica di Slovenia. Prendono ora la parola il vicepresidente della Conferenza Episcopale Slovena, Monsignor Aloisi Civikl, e a seguire il ministro degli affari esteri della Repubblica di Slovenia, Ansi Logar. Eminenza Reverendissima, il signor Cardinale Giuseppe Bertello, Eccellenza Reverendissima, Monsignor Fernando Verges Alcega, il presidente e segretario del Governorato della Città di Vaticano. Saluto il nostro Cardinale Franz Rodè, i ministri del governo sloveno, signori ambasciatori e membri della delegazione. Saluto Sua Eccellenza Lorenzo Leuzzi, Vescovo di Teramo Altri, e la delegazione, cari signori e signore. Vi saluto a nome dei Vescovi sloveni e di tutte le persone di buona volontà della Slovenia. Prinašam pozdrave slovenskih škofov in vseh ljudi dobre volje iz Slovenije. La Slovenia quest'anno festeggia 30 anni del plebiscito con quale il popolo sloveno ha optato per la propria indipendenza. Già nell'anno lontano 1996 la Slovenia inviò un albero come decorazione natalizia per la piazza di San Pietro. L'albero qui presente quest'anno viene da una zona della Slovenia che è bagnata dal sangue di martiri dopo la Seconda Guerra Mondiale. Proprio perciò, quest'albero sempre verde vuole essere segno dell'amore di Dio che è sempre verde ed eterno. Il Gesù, Dio, si inchinò verso ognuno di noi perché ci vuole immensamente bene e ci vuole donare la propria pace. Drevo, che leto skrasi trg svetega Petra, prihaja iz pokrajine, ki je namočena s krvjo močencev po drugi svetovni vojni. Kljub temu, to drevo, ki ostaja vedno zeleno, želi biti znamenje Božje ljubezni, ki je tudi vedno zelena, večna. Po Jezusu Božjem Sinu se Bog sklanja vsakemu izmed nas, ker nas neskončno ljubi, da nam podari svoj mir in svojo srečo. Desidero che quest'albero con il presepe a suoi piedi sia segno di questo desiderio di Dio di esserci vicino, sia segno degli eventi magnifici della Notte Santa. Alla luce del presepe e dell'albero illuminati, chiediamo al Signore che ognuno di noi viviamo come figli della luce, mettendo in primo piano la verità, l'amore e la pace. Opsijani zločio chi prihaja iz jaslic in iz božičnega drevesa, prosimo Gospoda da bi vsak od nas živel kot otrok luči, ki ga vedno vodijo resnica, ljubezen in mir. Vi auguro il resto dell'avvento sentito e un Natale pieno di benedizione di Dio. Želim vam še duhovno bogat adventni čas in božične praznike napojene z Božjim blagoslovom.
Grazie, hvala. Vaša eminenca, kardinal Bertello, predsednik governatorata, vaša eminenca, kardinal Rode, ekscelenca monsignor Verghez Alzaga, spoštovani gospod nadškof Cvikl, ekscelence, dragi kolega minister dr. Podgoršek, spoštovani veleposlanik Štumf, dragi italijanski prijatelji škofije Teramo, Atri in mesta Castelli, spoštovani gospod škof Leucci, gospe in gospodje. Drugič po letu 1996 bo slovensko božično drevo osvetlilo trg svetega Petra v Vatikanu. Izvedba takšnega projekta je najboljši dokaz, da zmoremo. Tudi v teh zahtevnih koronačasih. Sua eccellenza Cardinal Bertello, presidente del governatorato, sua eminenza Cardinal Rodè, Sua Eccellenza Monsignor Verghez Alzaga, Sua Eccellenza Arcivescovo Zwickel, Eccellenze, caro collega Ministro, Ambasciatore Stumpf, cari amici italiani della Diocesi Teramo Atri e della città di Castelli, Eccellenza Vescovo Leuzzi, signore e signori. Per la seconda volta dopo il 1996 un albero natalizio sloveno illuminerà Piazza San Pietro in Vaticano. Questo progetto è la prova che insieme ce la possiamo fare anche in questi tempi difficili del coronavirus. Ko bomo vstopili v leto 2021, bo Slovenija praznovala 30 let slovenske osamosvojitve. Sveti sedež je bil med prvimi državami, ki so uradno priznale mlado slovensko državo, sveti papež Janez Pavel II. Pa je že pred tem podpiral slovenska prizadevanja. Naj se ob tem spominu tudi prizadevanj pokojnega, naj se ob tem spomnim tudi prizadevanj pokojnega ljubljanskega nadškofa dr. Alojza Šuštarja in prav tako pokojnega dr. Štefana Faleža, prvega slovenskega veleposlanika v Vatikanu, ki sta bila ključna vez s svetim sedežem v tistih prelomnih časih. Zato je to božično drevo tudi zahvala in dar svetemu sedežu za podporo ob nastanku slovenske države. Nel 2021 la Slovenia celebrerà 30 anni della sua indipendenza. La Santa Sede era tra i primi paesi che ufficialmente hanno riconosciuto il giovane Stato sloveno, mentre Sua Santità Giovanni Paolo II già in precedenza aveva sostenuto gli impegni della Slovenia. Non dobbiamo dimenticare il lavoro del defunto arcivescovo di Ljubljana, dottor Alojzij Šuštar, e nemmeno del defunto dottor Štefan Faleš, primo ambasciatore sloveno presso la Santa Sede. In quei momenti decisivi, entrambi avevano un ruolo chiave nei rapporti con il Vaticano. Questo albero di Natale è dunque un dono ed è anche un segno di ringraziamento alla Santa Sede per il suo sostegno offerto nei momenti della fondazione dello Stato sloveno. V strategiji slovenske zunanje politike smo zapisali, da je Sveti sedež pomemben sogovornik v Evropi in svetu, ko gre za vprašanja miru, razvoja, verske svobode, medkulturnega in medverskega dialoga, kulturne identitete, humanitarnih in drugih svetovnih vprašanj, ki jih tako zelo poudarja prav papež Frančišek. Na vseh teh področjih Republika Slovenija in Sveti sedež v mnogočem delita poglede. V zadnjem času s povečano pozornostjo spremljamo tudi vprašanje verske svobode. Slovenci, kot maloštevilen narod, ki sta ga bistveno oblikovala krščanska kultura in jezik, imamo posebno občutljivost za vsa ta vprašanja. Nel documento sulla strategia della politica estera, la Slovenia ha scritto che la Santa Sede costituisce un importante interlocutore per i temi inerenti alla pace, allo sviluppo, alla libertà religiosa, al dialogo interculturale, alla identità culturale,
alle questioni umanitarie e di altra natura, tutti temi cari al Papa Francesco. Su tutti questi argomenti la Slovenia e la Santa Sede condividono la stessa posizione. Negli ultimi tempi seguiamo con molta attenzione la questione della libertà religiosa, essendo una nazione piccola e che principalmente si basa sulla cultura cristiana e sulla lingua, gli sloveni abbiamo sviluppato una particolare sensibilità per questi temi. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste poskrbeli za tako odlično predstavitev Slovenije tu v Vatikanu. Gozdarjem, transportnim delavcem, številnim udeležencem medgeneracijskih delavnic, ki so ročno izdelale izvirne okraske iz slame in oblancev ter adventne vence. Hvala glasbenikom, ki bodo v Rim in v svet ponesli cvet slovenske glasbe na čelu z Markom Finkom, Avseniki in Alfijem Nipičem. Hvala izvajalcem pritrkovanja tej slovenski posebnosti. Ob strokovnem vodstvu dr. Janeza Bogataja ne bo manjkalo niti slovenskih jedi, celo kranjska klobasa in potica bosta tu, le da bosta tokrat v duhu papeža Frančiška namenjeni rimskim brezdomcem. Naša prisotnost v Rimu bo torej zaznamovana z solidarnostjo, medgeneracijsko s tistimi, ki so pomoči najbolj potrebni, in s tistimi, ki zaradi pandemije trpijo po vsem svetu. Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno organizzato questa splendida rappresentazione della Slovenia in Vaticano. I boscaioli, addetti al trasporto, partecipanti ai workshops nei vari centri intergenerazionali che hanno prodotto gli adobi originali fatti a mano a partire da paglia e trucioli, e realizzato le corone di avento. Grazie ai musicisti che porteranno a Roma e nel mondo il suono della musica slovena, a partire da Marko Fink, la banda Auseniki e Alfi Nipic. Grazie ai suonatori delle campane che ci faranno sentire questa peculiarità slovena. Non mancheranno nemmeno i piatti tipici sloveni, scelti dall'etnologo Janez Bogataj, tra i quali la salsiccia carniola e il dolce a base di noci e uva, la potica, che questa volta, nello spirito del Papa Francesco, verranno donate ai poveri di Roma. La nostra presenza a Roma sarà dunque all'insegna della solidarietà intergenerazionale con chi ha più bisogno di aiuto e con quelli che in tutto il mondo soffrono a causa della pandemia. Iz Pragozda v Vatikan, dobesedno. Smreka prihaja iz Kočevskega pokrajine, ki se ponaša z enim največjih pragozdov v Evropi. Avtohtona, 30-metrska slovenska smreka je stara kar 75 let in tehta 7 ton. Ni lahko gozdarju, ki mora posekati takšno lepotico med drevesi. Odločitev je bila lažja ob dejstvu, da sečnja poteka v skladu z načeli trajnosti in da se tudi ta smreka ponaša z ustreznim certifikatom. Dalla foresta vergine in Vaticano, letteralmente, nel vero senso della parola, l'abete arriva dall'area di Kočevje, che vanta una delle più grandi foreste d'Europa. L'albero, un autoctono abete rosso della Slovenia, di altezza 30 metri, ha 75 anni e pesa 7 tonnellate. Il boscaiolo che deve abbattere un albero così bello non lo fa a cuor leggero. Ma la decisione è stata semplificata dal fatto che l'abbattimento si è svolto secondo i principi della sostenibilità nella gestione forestale e dal fatto che l'abete possiede il certificato FSC. Slovensko božično drevo v središču krščanstva je sporočilo miru. Mir in edinost med narodi in znotraj narodov, varnost, človeško dostojanstvo, sprava. Božično drevo v Vatikanu pa je tudi pomemben prispevek predstavljanju Slovenije v svetu. Morda bo prav to božično drevo prihodnjo pomlad in poletje, ko bo pandemija premagana, zabila v Slovenijo koga od tistih,
ki jo zdaj gledate v živo ali še verjetneje v različnih objavah na spletu in drugod. L'albero di Natale sloveno nel centro del cristianesimo porta un messaggio di pace, pace e unità tra i popoli e all'interno di essi, sicurezza, dignità umana, riconciliazione. L'albero di Natale in Vaticano contribuisce a far conoscere la Slovenia nel mondo. Forse proprio grazie a questo albero di Natale, la prossima primavera o estate, quando la pandemia sarà sconfitta, qualcuno di voi che ora lo state guardando dal vivo, o ancora più probabile di quelli che lo vedono sulle varie foto in internet o altrove, visiterà la Slovenia. S to smreko na trgu Svetega Petra lahko vsaj posredno začutite lepoto Slovenije. To je darilo Slovenije za kar najlepše doživljanje božičnega časa, če tudi okoliščine niso takšne, kot bi si želeli. A sem prepričan, da bo že naslednje leto vse na pravem mestu. Questo albero in piazza San Pietro, almeno in maniera indiretta, fa vedere uno scorcio delle bellezze della Slovenia. È un dono della Slovenia che porta un po' di luce e magia alle feste di Natale, sebbene le circostanze non siano delle migliori. Sono convinto comunque che l'anno venturo tutto tornerà al suo posto. Blagoslovljen Božič, ter vse dobro v novem letu in predvsem dobrodošli v Sloveniji. Buon benedetto Natale e felice anno nuovo e soprattutto benvenuti in Slovenia. Grazie, grazie alla Ministra degli Esteri della Repubblica Slovena, grazie anche alla dottoressa Veronica Konda che ha tradotto dallo sloveno. E ora è il momento di accendere l'albero di Natale. Le luci saranno accese dal dottor Ivan Rebernik, che prego di avvicinarsi, già ambasciatore della Slovenia presso la Santa Sede, accompagnato, li vedete, dai nipotini Adele, Sofia e Ivan, e da Ludovica Falec, che è la nipote del primo ambasciatore sloveno presso la Santa Sede. C'è una curiosità, perché Ludovica accese già un albero di Natale nel 1996. La Slovenia donò un albero a San Giovanni Paolo II, perché proprio nella primavera del 96 San Giovanni Paolo II visitò il paese sloveno. E allora sulle note di Stilnacht accendiamo l'albero di Piazza San Pietro del Natale 2020. Thank you.
E anche in questo Natale caratterizzato dalla pandemia, Gesù è il segno che Dio dona al mondo. Un segno mirabile, come ha scritto il Papa lo scorso anno nella lettera sul presepe. E con questo spirito ascoltiamo ora il brano Tu scendi dalle stelle, eseguito ancora dalla banda della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano.